tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, c'è Pia qua dietro ma non si vede, ma come vedete c'è anche la macchina carica perché sto andando di nuovo in discarica a buttare tutta quell'altra roba che ho trovato di sotto nella prima stanza, che come avrete già visto ho messo un po' in ordine. C'è ancora da fare, però già va molto meglio, e quindi diciamo che è una parte, l'altra è già lì pronta solo per essere caricata e essere portata. Oggi il tempo non è bello, quindi faremo un giro, volevo fare tutti e due i giri ma faremo un giro solo, e quindi adesso vado giù, buttiamo questa, poi quando torno a casa praticamente carico quella che ho messo fuori già pronta per essere caricata, così domani mattina, se il tempo permette ovviamente, perché non si sa, ha messo pioggia tutta la settimana qui, quindi vediamo se veramente piove tutta la settimana oppure come adesso per esempio non sta piovendo, magari ci grazie anche domani mattina. Ma ho visto che gli orari sono dalle 8, quindi mi preparerò già anche a casa lasciando i cani in cucina, e praticamente quando porto Giorgia poi vado direttamente in discarica, così almeno non stiamo lì a fare torno indietro, vado là, vado di là, e niente, quindi c'è questo. Poi più tardi chiamerò l'associazione per sapere appunto per i giocattoli e per i vestiti quando glieli posso portare, così se riesco a levarmi anche quelli e libero veramente tanto 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 posto. Quindi niente, adesso vi lascio così almeno mi concentro bene bene sul guidare, e intanto chiamo anche Maurizio per sapere come va, e noi ci aggiorniamo più tardi. Allora, è arrivata l'ora della cena, questa qui è la mia, fagiolini, carote e hamburger vegetariano. E intanto stiamo guardando, finendo la strega imbranata, invece loro mangeranno polpette. E niente, domani poi vi racconto com'è andata la giornata oggi. Adesso vado a cenare, buona cena a noi, a domani. Piovigginando, però proprio perché sono veramente goccioline piccole vado, perché mi devo svuotare assolutamente la macchina, perché giovedì pomeriggio porterò i vestiti e i giocattoli all'associazione, e quindi niente, quindi devo portarli, cioè visto che glieli devo portare aspettate che mi stavo perdendo un attimo, ce la faccio, siccome devo portare i vestiti in associazione mi serve la macchina vuota e quindi devo per forza liberarla da questa roba qui. Quella che invece è rimasta a casa, che ci sono ancora dei sacchi di vestiti, li porterò venerdì, sperando sempre in un tempo così. Quindi giovedì pomeriggio quando torno mi devo ricordare di caricarmi quei vestiti,
che sono rimasti a casa pronti, così almeno venerdì mattina portiamo via quelli. E poi sostanzialmente da portare via non c'è più niente, a parte il seggiolone e i vestitini 12-18 mesi per Sara, da me, per Giulia, cioè non per Sara, sono per Giulia veramente, però li devo dare a portare a Sara. E infatti tra oggi e domani devo anche mettermi lì sotto e ricontrollare gli scatoloni, perché così almeno se c'è qualche cosa, perché non ci ho proprio pensato. E allora devo rimettermi sotto a riguardare gli scatoloni, per fortuna non sono tantissimi, e elevare appunto la roba che può andare bene a Giulia e lì mettere solamente la roba piccolina piccolina, di modo che gliela posso portare. Oltretutto adesso sopra un po' di quegli scatoloni ci sono i giubbotti, quindi comunque bisogna andare a dare un colpo nella stanza di là. E adesso vediamo se farlo già stamattina con Pia, oppure se magari farlo nel pomeriggio. Però poi nel pomeriggio i bambini devono fare i compiti, quindi magari è meglio se mi parto avanti un po' stamattina, un po' domani mattina, così poi per giovedì ho tutto quanto pronto, devo solo, cioè, caricarlo in macchina. Potrei caricarli già oggi se non piove, però era per non andare in giro poi un giorno e mezzo con tutta la roba dietro, soprattutto i giochi, perché c'è comunque un lovetto, c'è una seggiolina dondolina, ci sono un po' di cosine, così almeno le porto lì e sono stata felice, la signora mi ha ringraziato, ma tanto per tenerla lì io non la uso più. E non la userò più, perché per quanto il mio desiderio nel cuore di avere altri bambini, cioè se mi piacerebbe avere altri bambini, devo pensare ai bambini che ho, alla situazione che stiamo vivendo, che non mi rende assolutamente tranquilla a mettere al mondo altri figli, e poi soprattutto alla mia salute, perché la gravidanza di Pia comunque è stata difficile. Perciò magari se non mi vado a cercare i problemi apposta è meglio. E niente, quindi adesso stiamo scendendo di nuovo in discarica. E per fortuna sono tutte cose grosse, quindi faccio pure veloce. Non è che ieri c'erano più cose piccoline, mentre invece adesso sono tutte cose grandi, quindi faccio in fretta. E niente, mi dispiace che questi, tra ieri e oggi, più che altro sono chiacchiericcio, nel senso che altro parlo, è che filmare mentre sono in discarica non è il caso, perché c'è tanta altra gente, non perché mi vergogno, ma perché magari la gente passa vicino e non posso filmare altra gente, cioè magari uno non vuole essere filmato, quindi non mi sembra il caso. E poi e basta, perché poi non è che facciamo chissà cos'altro, se facciamo qualcos'altro vi filmo e vi faccio vedere. Adesso mi concentro bene sulla guida e noi ci aggiorniamo più tardi. Ciao, ciao. C'è qualcuno che mi vuole salutare? Saluta amore, più forte come prima. Ciao ciao. Dillo più forte amore, non ti si sente. Ciao ciao! Vabbè, mi sta salutando anche Pia.
questo qui è il bottino che ci portiamo a casa. Vedrete tutto e la spiegazione anche di questo che è qui dentro in un video di Pazza per la Spesa. Adesso metto a posto e andiamo a casa. Pia, ciao! Allora, sono qui in cucina, adesso sono le... Non ve lo so dire, aspettate. Oh, santa pazienza. Le 6, le 18, per farvi vedere questo libretto che ho comprato da Amazon e che mi è arrivato oggi. Come vedete è azzurro, vabbè, con i cuoricini bianchi e rossi, con scritto le mie ricette. Dentro è così, qua ci sono le pentole, poi uno può scrivere, non so, ricette di Silvia, libro di Silvia, di quello che vuole. E dentro è fatto così, ricette dalla cucina di, ingredienti, preparazione, consiglio. È molto bello perché per ogni facciata c'è un... così, una scheda. L'unica cosa che secondo me non c'è e sarebbe stata utile, ma volendo ho visto che qua in fondo ci sono delle pagine vuote. Scusate, ma non sta aperto. Poi sto tenendo... Aspettate. Il telefono con una mano e con l'altra cerco di fare questo. Va bene, mi passi il portatelefono per piacere. Qua vedete che è vuoto. Si potrebbe fare l'indice, mettere il numero alle pagine. Grazie. Ecco qui, adesso vi faccio vedere. Ok. Qua in fondo vedete che ci sono queste, cioè finisce così e poi qui è tutto vuoto. Allora uno potrebbe scrivere indice semplicemente, poi cercando di stare dritto, scrivere il nome della ricetta e la pagina, così almeno quando gli serve una ricetta basta che va a guardare qui e la trova. Invece nella scheda avevo pensato che qui, per esempio, io che prendo tante ricette da internet o tante ricette da... sia da siti che comunque da canali YouTube, secondo me potrebbe essere carino scrivere dove si è preso, così quando magari la cucino con voi o in generale, se magari la devo consigliare a qualcuno, posso sapere subito da dove l'ho presa. E quindi è molto bello, è fatto molto bene, semplice, ma che poi alla fine c'è tutto quello che serve, perché poi alla fine in una ricetta non è che servono le pagine super colorate oppure super disegnate, l'importante è che sia di facile utilizzo. Questo è molto carino, secondo me deve essere parente di quello là del menu settimanale che comunque ho trovato. E che quindi appena arriverà anche la dieta di Maurizio appena arriverà quella di Maurizio e poi il mese prossimo, forse tra 2 mesi, volevo portare anche Sabrina, avrò poi bisogno assolutamente di fare un menù settimanale, perché sennò mi perdo. Adesso vado un po' così, però avrò bisogno di un menù per essere precisa e ligia su quello che devo comprare, cucinare, eccetera eccetera. Comunque vi lascio il link in info box per andare, se volete andare a vedere, per prenderlo su Amazon. Io l'ho pagato 5,95 euro, mi sembra, quindi comunque neanche tanto. E niente, adesso vado a mettere a posto, vi faccio vedere, vado a sistemare qui e che sono ancora i piatti del pranzo, vado a pulire, vado a fare un'altra lavatrice, un'asciugatrice e poi preparo la cena. Adesso vi giro così vi saluto, vi dico cosa andrò a preparare per cena e come. Allora, per cena stasera ho deciso di fare un risotto con crema di piselli, zucchine grattugiate, carote grattugiate.
Non so come verrà, perciò lo provo a fare io al di fuori e poi se viene buono lo rifacciamo assieme. Se invece viene una schifezza, non lo faremo mai più, non ne parleremo mai più di questa ricetta. Comunque, io volevo salutarvi e ringraziarvi per tutto quanto, ringraziare i nuovi iscritti e ringraziarvi per il sostegno che ci date. E niente, adesso vado a preparare, continuo a guardare lo schermo, devo smetterla, devo metterci una mano così davanti, così magari la smetto di guardare. Adesso vado a preparare appunto la cena, a sistemare qui. Ci vediamo domani con un nuovo video e vi mando un grosso bacione. Ciao! One, two, three, come on!